The Show. Esiste un video che vi teniamo nascosto da 7 anni. Ed è giunto il momento di mostrarvelo e di rivelarvi il nostro incredibile segreto. Tutta la verità nel documentario già online per gli abbonati a The Show Plus Plus Plus. Trovate il link in descrizione, abbonatevi. Entrate con la moto in un negozio e giustificatevi dicendo che non avete il lucchetto e che dovete comprare due cose al volo nel negozio di fianco. Buongiorno, noi volevamo capire se avevate qualcosa come trilocali. Budget? 300 massimo. Sì. Possiamo anche un po' salire, dipende da quanto lavoro io voglio farci. Cosa sta? Scusate. Tony, cosa stai facendo? Come? Torni indietro. Devo andare, che ho dimenticato la catena. Vado un secondo a fare una compera qua. Capito, ma magari puoi mettere un motore. Capito, ma me lo rubano. Ma ci metto 5 secondi, veramente. Ma anche solo il modo, guardi. Ma torno subito, signorina. Ma veramente, guarda, vi chiedo questa cortesia. Ma non mi interessa. Veramente. Fatti fare il torno veramente, un minuto, vi chiedo questa cortesia. No, no, per favore, non vedi che ma torno subito, grazie, grazie. Secondo uno studio condotto da un'università americana, detto fatto è il format più richiesto su The Show. Sarà perché vi permettiamo di usarci per sfogare le vostre fantasie più assurde? Anche per questo episodio vi abbiamo chiesto sui nostri social cose da dire e fare agli sconosciuti. Ce ne avete inviate tantissime e noi abbiamo eseguito. Questo è... Detto fatto, detto fatto. Entrate in un negozio che vende pigiami e incazzatevi con loro perché anche quest'anno ne avete ricevuto uno da vostra zia. Buongiorno, io vorrei parlare con il responsabile. Sì. Vuol dire a me? No, io vorrei parlare con il responsabile perché sono un po' infastidito, ecco, voglio dire, se non ha tempo per i clienti. Prego, siamo tutti e tre della famiglia, padre, madre e figlia. Ah, posso... Allora, io mi sono rotto il c***o, signori, che... No, però tanto per cominciare non parliamo bene. Così. No, però lei deve capire la mia situazione, perché io sono un... Allora, no. Tu falli di c***o. La questione è questa, io sono un po' innervosito perché mia zia, la conoscerà sicuramente, la signora Mariella, quella che ha i capelli bianchi un po' bassa, sembra un po' uno spartitraffico, è venuta ancora una volta qui da voi a comprare un maledetto pigiama, ha regalato anche quest'anno un pigiama per Natale. Io smettete di vendergli sti c***o di pigiami, cioè io va bene tutto, ma non è che tutti i Natali posso farmi blu, rosso, verde, io dormo nudo, io te lo dico un'altra volta, con me quando parli con me non fa male me di c***o perché mi fai girare il coglione. Lo dico subito. No, mi scusi, ha ragione. Allora, se vuoi parlare con me, parliamo così. Se invece vuoi ragionare diversamente, ce ne no, usciamo. No, io volevo solo capire se posso darvi indietro con questo e se quella mia zia mi fa un regalo allora, senza parlare di cazzo. Di bravo. Questo. Allora, tu vieni qua, educatamente, mi diponi il tuo problema, io ti vengo incontro e parlo con te. Allora. Se tu invece entri in questo negozio, cominci a parlare di cazzo. Di minchia, cosa mi fai girare di più? Io te lo dico subito. No, non volevo. Non, usciamo no, fuori, non ne volevo essere subito no, fuori. Non volevo essere sgradevole. Allora, mia zia mi ha regalato. Ok, tu vieni in questo negozio e mi fate rispetto perché mi fai girare i coglioni. Te lo dico chiaro e no, ma io non volevo fare girare i coglioni. Non vedi che noi ridiamo. Entrate vestiti da postino in un negozio e lanciate la posta perché siete di fretta. Posta! Ma che cos'è questo? Come? Posta! Ma scusa? Sono di fretta, devo andare a fare i regali. Le butta via mia faccia così. Ho i regali di Natale da fare, scusami. E almeno lascia sul banco. C'è anche un pacco, aspetta. Ma le poste stanno fallendo. Ma che cos'è questo? Un pacco questo? Ma scusi, non sì. Ma apriamo questo? Ma sei pazzo, scusa? No! Apriamo sul lavoro. Come si è rotto? Ma io ho idee con non si è rotto! Cos'è questo che sta facendo? Non si è rotto! Da dove lavoro questo? Ma sei qua! Ma non deve muovere! Chiamo la polizia! Ma non deve muovere! Ma sei normale? Ubriaco? Che tipo di consegna era? Consegna express! Mandate le Actrix da un commesso per chiedergli di mostrare le sue palle natalizie! Una piccola domanda, possiamo vedere le tue palle? Le palle? No, le tue, sì. Non ho capito. Le tue palle? Sì. Non ho capito perché. No, se possiamo vedere le tue palle. Io vado di sotto. Per informazione. Ok, ma palle di Natale, non riesco. È ovvio, certo. Ci mancherebbe altro. Stefano che ci ha detto di chiedere questo. Figurati se due come noi chiederebbero altre robe. Scusa. Siete amiche di Stefano? No. Sì. Sì, c'era scritto. Chiedete a un commesso se potete vedere le sue palle. D
di Stefano. No, le tue palle. Le tue, vogliamo. Ovviamente di Natale per mettere sull'albero. Ok, quello che abbiamo qui in negozio di palle di Natale. Fingetevi di un telegiornale e intervistate qualcuno con un bel microfono sporco di merda di renna. Se non lo trovate, va bene anche quella di cane. Ok, Gigi, bella idea. Vai, spremila. Ah, sei pirla però, cioè. Oh, guarda. Devo fare una domanda? Che regali farà quest'anno a Natale? Regali il telefonino. Telefonino? Ah, sì. Comodo! Sì, comodo per loro. Fiori? Fiori. Cioccolato, qualcosa di dolce di mangiare. Come mai fiori? Perché è un buon profumo. Sì, allora, il profumo loro usare un momento basta, però il telefono usare per sempre. Giusto, giusto. Poi cioccolato, diceva. E cioccolato quello come tipo una qualcosa di dolce. Ah, ok. Parli nel microfono, se no non si sente. Ah, ok. Un tipo di dolce, qualcosa di mangiare, capito? Come la torta o una qualcosa di cioccolato, così. Ok, se vuole fare un saluto, guarda, le lascio il microfono, saluti pure i nostri amici. Tenga pure in mano. Ok, saluto a tutti e spero tutto la salute bene, buon anno, auguri per tutti. Auguri, grazie okay, mille. Grazie, okay. Buona giornata, gentile. Buona giornata, okay. Salve. Si è corto di... Entrate in un supermercato, prendete un estintore e portatelo in cassa come se voleste comprarlo per regalo di Natale. Meglio se incartato. Questo non l'ha battuto? Magari adesso vediamo anche questo. Ah, non lo so, era vicino al manzo, dopo i fagiolini, io l'ho esposto, mi serviva a casa per Natale. C'ho l'albero che magari fa corto. No, pensavo che era tuo. Ah, no, non è mio, io volevo acquistarlo. Come lo esponete? Dire che è stato messo lì perché... È un espo... Vedevo che era un po' rovinato, infatti. Un magazzino non ne avete comunque. Neanche questo ho battuto. No, questa qua è tutta roba nostra. Questo qua è il libro degli ingredienti. Avevo fare una lettura questo inverno, visto che c'era un libro. No, tutto qua sono messi lì che se qualcuno è interessato di guardarlo sfogliato lo legge, ma non è in vendita. Ah, non posso comprarlo per continuare. Però perché ho visto che c'era anche il codice a barre. No, lì è per la copertina. Qua è misto griglia di suino, ingredienti, carne di suino, salsiccia di suino, antiossidante. Carrello, posso comprarlo? Vuoi comprarlo anche me? Sì, in offerta, facciamo 3x2. Solo per le donne. Spacciateli per vicini di casa di qualcuno e chiedetemi se vogliono partecipare all'orgia condominiale natalizia che state organizzando. Salve, sono il ragazzo della Scala D, stavo anche parlando col portinaio, che stiamo organizzando una cosa carina con tutti i condomini per Natale. Glielo lascio così se vuole partecipare. Si tratta di una piccola orgia condominiale. Posso chiederle perché? È una cosa simpatica, carina. Sì. L'orgia già mi dà fastidio. Non le piace? No, ok. Se non il vicino con di solo metà. Grazie, arrivederci. Ma questo è uno sloganno. No, ma è uno slogan. Ma è uno slogan. Poi... Ma no, ma non si arrabbi. Ma mi scusi. L'importante è che porta una puttanella con sé, perché se siamo da solo uomini è un problema. Ma io non ci penso neanche. No? Ma non si vergogna a fare delle proposte del genere. Ma è tutto gratuito, è solo no, per. Ma frega che sia gratuito, ma è una vergogna, una schifezza. L'ha letto prima di distribuirlo? Sì. Sono l'organizzatore, so. Se non in cu- vicino godi solo a metà, ma mi sembra una roba da mettere in giro. Se non le piace lo slogan di campagna, insomma, ne possiamo parlare tutti insieme, facciamo qualcosa di più carino. Vieni tu che vengo anch'io. Voglio vedere la scena di The Show React Plus con Valerio Ludo Ubriaco proiettata in un posto pieno di gente. Tra la scena della banana e io che mi spoglio, qualcuno si è un mio amico. Io me lo sento perché voi siete dei malati. Collega. Spero che un dipendente di Desho SRL ha bevuto la bevanda alcolica più alcolica del mondo. Qui siamo in ufficio. Avete! Nudi! Si spoglia nudo in ufficio. Tutto l'alcolico più potente al mondo, che è un assenzio di 85 gradi. Qua siamo in ufficio, lui si è spogliato nudo e va in giro per l'ufficio. Nudo completamente.
Sì, ma cosa sta proiettando lì sulla è un nostro collega che si è ubriacato in ufficio e è andato in giro nudo per tutto l'ufficio. Ok, ma perché volete che lo vediamo anche noi? Perché è in abbonamento, costa 4,99€ al mese, gratis per oggi al cinema. Se invece volete vedere tutte le cose estreme successe dopo che i nostri dipendenti hanno bevuto la bevanda più alcolica al mondo, basta abbonarsi a The Show Plus. Vi lascio vedere il film del Milanese imbruttito. Signore, a me buona visione. Non ho idea di cosa farvi fare, ma fate qualcosa che possa stare bene in un cinepanettone di Boldi e De Fica. Le faccio la schiumetta? No, bene così. Ma mettiamole un po' di schiumettina. Ok. Prego. E questa è la schiuma? Ne vuole ancora un po'? No, ma che faccio? Non è... No, no, no. Ah. No, non lo voglio. Perché c'è poca schiumetta, ne metto di più, eh. Non hai fatto proprio, scusa. Gliene metto, aspetti. Ma non lo... È che va agitato bene per la schiumetta. Fate decidere una scena di Detto Fatto a Jaser, così per una volta sarà lui a decidere cosa dovete fare voi. Ah, che bello, grazie mille Mario Pio Russo. Dopo 2 anni che quei due infami mi hanno obbligato a fare le peggio cose, che ho rischiato di morire, di essere picchiato, di finire in galera, finalmente posso avere la mia vendetta. Cosa dire o fare degli sconosciuti, vi dico solamente di andare in Viale Sarca 63. Vi capirete. Buona fortuna, amici. Ma che merda, cerca un secondo. Ma nemmeno il coraggio di dircela in faccia la vendetta. Vabbè. Ci deve mandare in Viale Sarca 63. Posso dire che avrei fatto la stessa cosa, cioè mi avrei fatto penare di tutto quello quasi che ho fatto. Dall'altra parte di Milano, 7 km. Viale Sarca, noi ci andiamo? Sì. Altra parte di Milano, un geyser maledetto. 2 gradi poi, fa un freddo terribile. L'età per andare in giro a dicembre. Ok, 63. Qua siamo a 63. Scusate, è passato un ragazzo e ha lasciato qualcosa di particolare? I ragazzi non l'abbiamo visto. Ok. Niente. Ma lui dice qualcosa di particolare? Ho visto adesso, ragazzi! Ma inquadralo! Ho visto adesso! Guardate con che anche il tramonto dietro, vendicarsi sui The Show. C'è un commento. Guardate che cazzo ha fatto. Ma cioè, ma ha preso un con i nostri soldi probabilmente. Probabilmente sì. Cioè... Figurati se. È incredibile. È gigantesco, quanti sono? 6 metri per. Scusa, stai qua. Cioè, beh, è bello grosso. Uno dei due deve comprarmi un regalo mentre l'altro lo riempie di scosse. Cioè, tutta sta pantomima di un viaggio di 5 ore, va bene. Ale, guardate qui sotto. Ah, ci ha lasciato il pranzo. Immagino sia questo. Apri. Però io sono... È bellissimo. Guarda la mia faccia. Che... Stanno montato malissimo. Eccoli qua. Va bene. Collari. E adesso... Bim bum bam. Pari. Dispari. Per forza. Bim bum bam. Dispari mio. Boh, non avevo neanche paura delle scosse, onestamente l'avrei fatto. No, a me dà un fastidio. Ma devi comprare un regalo a lui però. Vabbè, sì, vabbè, anche si accontenterà. Vabbè, ma 12 è pochissimo, mettiamo almeno un 20, dai. No, ma 20 per non alzarlo, però. No, no. Ah, però aspetta, qui anche... Non è che Dragon Ball forse, no? Ho una paura fottuta che tu me lo schiacci da un momento all'altro. Beh, qua con... Dragon Ball gli piace. Cosa succede? Ah, sì, perché no, mi prende tutti i nervi. No, lo so. Perché non l'hai per il Lego? Sì, che devo fare un regalo a un ragazzo, sì. 26 anni, mio amico. Dove vedi la Batmobile? Quanto... Ah. Scusi, ha preso una scossa. Ah, sarà la mia... Okay, okay. Eh? Oh, no, no, non credo, non credo. C'è un'interferenza, c'è un'interferenza, è vero? Perché ogni volta che te ne scosta... Sì, no, perché io ho il walkie talkie. Perché io... No. È incredibile. Ah, mi smetti. Suona tutto. Okay. Guarda, scusa. Sì, è un'interferenza. Ecco. No, comunque, devo fare un regalo a questo ragazzo, 26 anni, più brutto che hai. Ah, perfetto. Grazie mille. Niente, grazie. Allora, io non ho capito perché, nonostante io abbia vinto il bim bum bam, ci sia anch'io a fare sta roba. Poi ma è Natale, fai il regalo anche tu, no? Sì. Tutti i nostri personaggi che per Natale. L'alberello, sì. Anche tu. Che è successo? No, niente. La una scossa? Sì, come una scossa. Ah, no, io non l'ho preso. No, non ci siamo toccati. No, ma è... Non è niente di che. Questo qua è bello, dai. Sì, sì, secondo me questo qua è molto bello. Allora ti vado a prendere quello. Ok. Oh, continua. Così è una cosa continua. Ho fatto un salvataggio io, nel senso che ce l'avevo in questa mano. Ah!
e che mi è venuta la scossa di questa mano. Ah, e mi dà la scossa. No. Vedi, ogni volta che è verde mi dà la scossa. È lui. Cioè, sì, in realtà, sono io che gli sto dando le scosse. Questo nostro amico, adesso te lo compro, non preoccuparti. In realtà, come regalo, ci ha chiesto di comprargli un regalo mentre ci davamo la scossa a vicenda. Sì, però non è normale entrare in un negozio. No, lo so. No, ma noi non facciamo il lavoro. Ha ragione. Ha ragione. Avvicinatevi con fare l'osco a una ragazza e dite: vuoi vedere la punta? Ovviamente voi state intendendo il puntale dell'albero e lo tirate fuori. Ciao, considerando che è quasi Natale e tu sei molto carina, posso farti vedere la mia punta? No? È più o meno grossa così, parte così, poi più piccola e poi ancora più piccola. L'ho presa dorata quest'anno e ho anche voluto inserirci questi ghirigori qui, è la mia punta. Perché ridi? Sì. No. Scusa se ti ho forzato a vederla, ma ti piace? Bellissimo. Quindi ho fatto bene a fartela vedere anche se mi hai detto di no. Qua, tienila un secondo, scusami, ti faccio vedere perché ho anche le palle. Faccio vedere anche le palle, già che ci siamo, eccole qui. Vedi? Sono una un po' più grossa dell'altra perché a volte capita, cioè quando tu le vai ad acquistare magari ne capita una anche più grossa dell'altra. Fingetevi parrucchieri e per Natale regalate una visita dentistica a un povero Cristo che è venuto a tagliarsi i capelli. Ti accomodi pure, Nando arriva, nel frattempo la preparo. Ti appoggi pure un secondo, accomodo, ok, così, perfetto, stia così. Si abbassi pure la mascherina, faccia a... Fa il tampone? No, si figuri, è un controllo... Ecco qua, stiamo offrendo per Natale una visita dentistica ai nostri clienti. Faccia più forte ha un'otturazione, vedo. E qui c'è, sì. Ok. Ha fatto colazione oggi? Certo. Vitello, vero? Ho anche preso un caffè adesso. Fa questo lavoro qui. Io faccio il dentista. Fa il dentista? Sì, sono odontotecnico, odontoiatra. Il problema è che non essendoci lavoro faccio il barbiere adesso. Apra bene. Perché pagano. Allora, laviamo bene. Lei lava i denti periodicamente? Tutto della sua competenza. Mi dica. Io ho una discussione col mio dentista. Ah, ma sarò lieto di risolvervela. Mi ha messo dei denti in fondo che mi dà fastidio. Eccolo lì. Sì, allora effettivamente c'è la corona del molare che sporge un po', probabilmente durante il parlato. C'è un'ablazione occipitale con la lingua che magari si sfrega. Tenga aperto forte. Allora, apre e tenga aperto forte. Sì, non scherziamo. Faccio il dentista questo. No, questo qui in realtà me l'ha prestato mio zio che c'ha un'officina. Sì, però stia attento. Non si preoccupi. Guarda, i denti sono... poi con quello che costano. Non so più cosa fare, perché lei ha cioè io non è che posso staccargliela veramente, perché io non sono né un dentista né un barbiere, deve sapere che io sono un coglione. Voglio vedere gatto vestito da prete andare a fare una benedizione con una banana in un negozio. Buongiorno signora, buongiorno, piacere, sono padre Alberto, salve. Senta, dei condomini mi hanno avvisato di passare a dare una benedizione al palazzo. Ok. Ave dictum, questo palazzorum di Milano, la signora Simona. Simona e la sua famiglia e tutti, però mi sa che io ho questo anche. Ricominciamo, benediciamus, restrendaribus, la portineria. Ave benedictus questo palazzorum per questo Natale, che sia di allegria e tutte. Buongiorno a lei, se vuole può unirsi. Vengo. Se passa il negozio me lo benedice, sono contento. C'è il negoziato. Qui accanto. Passo dopo, appena finisco con la signora. E buon Natale a tutti. Amen. Grazie signora. L'acqua santa. No, no, infatti, è stato fatto. Dai, per piacere. Per piacere. Buon Natale di nuovo. Arrivederci. Abbiamo la signora di fianco. Indossate uno di quei fastidi.
fastidiosissimi maglioni di lana e cercate sul vivo grattandovi in maniera strana. Posso provarle se ce l'avete un 41 e mezzo? Grazie. No, scusi, il maglione di lana che mi dà un po' di prurito. La lana vicino alla pelle dà freddo. Se fa freddo non si sente, ma se entri in un ambiente caldo la reazione. Eh sì, perché anche fuori prima non avevo. Adesso che sono entrato che è un po' più caldo. Ok, aspetti che. Scusi, Porco Giuda. Però questa è già più un pochino sportiva, porco Giuda. Riesce a darmi proprio qua dietro la scapola? Ah, sì. Ah, aspetta un secondo. Che così un po' di sollievo ce l'ho. Ah, sì. Ma questo video l'avete già caricato? Lo sappiamo ragazzi, questo video abbiamo dovuto ricaricarlo perché abbiamo dovuto togliere delle scene. Sicuramente qualcuno di voi si sono accorti quali, quindi non preoccupate, poi un giorno vi racconteremo anche questa vicenda, don't worry. Nel frattempo commentate con altri commenti geniali, così noi li faremo, e lasciate un like. E ricordatevi che ogni mercoledì alle 14 esce un nuovissimo video qui. Anzi, se siete arrivati a questo punto del video, commentate con ogni mercoledì un nuovo video alle 14, così sappiamo che siete arrivati fino a qua. Ora vi lasciamo alle reazioni e alla rivelazione, ma prima godetevi il trailer del primo documentario di The Show. Tema White Mask Gang. E andiamo a stare tranquillo! Ha stato l'altro, No, c'è una bottiglia in mano! Per 7 anni, 5 mesi, 4 settimane, 2 giorni abbiamo nascosto un video. Pezzo di m***a, che stavo anche a noi di tirare in faccia! Figlio di m***a! Il video che ci ha portato da Repubblica a tutti i giornali e dal TG5 a tutti i telegiornali. La televisione già si parlava, cioè si dice la maschera bianca. Il video che ci ha fatto perdere migliaia di euro. Erano 6.000 euro. Il video che ha rischiato di farci finire massacrati. Io ho detto, Alessio, non so dove cazzo sei, avvisa Alessandro, avvisa chiunque che qua vi stanno venendo a prendere. Erano tutti esaltati, andiamo qui, gli spacchiamo la faccia, spranghe, robe, sta partendo una macchinata. Occhio. Il video a cui è tuttora legato il più grande segreto di The Show. Io mi vergogno più di questo segreto che di qualsiasi magari segreto personale che uno ha. Tutto è partito il 24 settembre 2014 da un articolo su Repubblica. Milano, la gang della maschera bianca che terrorizza i passanti e posta i video su YouTube. E se vi dicessimo che il titolo di quell'articolo era falso? Eravate in concetto, vi facevo a tutti, figli di c***o! Se vi dicessimo che nulla è andato come è stato raccontato dalla stampa. Un giornalista vuole raccontare le cose e poi ipotizza. Se vi dicessimo che sono 7 anni che ci prepariamo per raccontare la verità. Avete il coraggio di svelare alla community il segreto che avete nascosto per 7 anni? Vi mostreremo per la prima volta dopo 7 anni White Mask Gang tra la gente. Il video che abbiamo provato a farvi dimenticare. Condivideremo integralmente il materiale ripreso in quelle 3 notti del 2014. Aspetta, non arriviamo. Questa no. Ma se non fa buco. Leggeremo insieme le chat con il giornalista che ignorò le nostre dichiarazioni, innescando il meccanismo che portò Alessio Alessandro al centro di una feroce polemica nazionale. Il compito del giornalista è raccontare le cose, ma il compito del giornalista è raccontare le cose vere. Infine, vi sveleremo il più grande segreto di The Show, una verità inaspettata che cambia completamente la prospettiva sull'intera vicenda e che solo oggi abbiamo trovato il coraggio di raccontare. Il segreto è... Sei pronto a mantenere il segreto? Il video che abbiamo nascosto per 7 anni, il primo documentario originale The Show, è già disponibile su The Show Plus. Link in descrizione. Vabbè, ovviamente c'è una spiegazione logica a tutto questo. Cioè, logica, la sapete la spiegazione? Ti sei di The Show? Esatto! Scusi, era uno scherzetto, Ma non è quello, io agli scherzi ci sto, però cioè non bevo più caffè così. Che, ma poi infatti, giustamente! Ma qui dentro qualcosa? Vuole la schiumetta anche lei? No, trovo qualcosa. No. Non volevo farti No, non mi hai fatto un c***o, perché a me mi scende stampa gli occhi subito in mette da mettere dopo 5 minuti. Ostia, caro. Come si chiama? Scusi, Antonio. Scusa, Antonio. Io ero, che io gli pensavo tipo finanza, robe così. No, anche se era in finanza, me ne ho fatto un c***o. La tolta la finanza, ma dovevo cacciare via perché gli sto... Mi ha detto a me che sei la finanza. No, io non noi siamo di un programma di scherzi. A te dava fastidio che dicevo le parolacce. Le parolacce, perché tu quando entri in un negozio io anche se mi incazzo. No, Antonio. No, se io mi
Vedi che c'era qui la telecamerina, lei non se n'era accorto. Era nascosta. Sei divertito. Meno male perché era uno scherzo. Nando! Quello lì, Nando. Adesso le viene a tagliare i capelli. Vedi perché io mi diverto a fare sto mestiere. Certo, se sono tutti pirla come me che prendono gli estintori, ti diverti di sicuro. C'è dentro della ceramica, scusami. Scusami amico, scusa. Adesso servi i clienti poi ti aiuto. Ti prendo la posta che tanto è la mia posta, quindi. Ah, chi ha preso la scosta? E tutti e due alla fine. Ah, che bello. Sì, perché? È proprio quello che volevo, mi siete piaciuti. Questa è la parte mia. Ho preso la cascata con la bambina che gioca con i gattini. Invece Ale ha speso un po' di più comunque. È una fregatura. No, no, che no. E ti abbiamo preso quello che deve. Che. Una roba. No, ce l'hai dentro il robo, solo che. Si è rotto, vedi. Ma dai, ma era bellissimo. Che dare le scosse è caduto. Tienilo così, è un bellissimo ricordo.